Canto d'ingresso, pagina 78, i cieli narrano. Che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, quest'oggi facciamo la festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo. Alla loro comune intercessione vogliamo affidare le nostre intenzioni di preghiera, ma soprattutto il nostro cammino di fede in Gesù Cristo che ci rivela il Padre. E all'inizio di questa celebrazione vogliamo chiedere il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, quanto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Che Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo,
Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci rallegri con la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo, per le loro preghiere concedi a noi di partecipare al mistero della morte e risurrezione del Tuo Figlio Unigenito, per giungere alla visione eterna del Tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Parola di Dio. Delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
verità e la vita, dice il Signore. Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, il Vangelo appena proclamato, appena ascoltato, è in qualche modo una relazione stretta con quello che abbiamo sentito ieri mattina. Possiamo dire che sia una continuazione. Ieri appunto Gesù ha parlato dei desideri del cuore dell'uomo, anzi ha invitato l'uomo a cercare, a soddisfare il desiderio fondamentale del cuore dell'uomo, che solo lui può compierlo. Gesù è il massimo del desiderio dell'uomo. E oggi la richiesta di Filippo, quando chiede a Gesù di mostrargli il Padre, in qualche modo rivela non un altro, ma lo stesso desiderio del cuore dell'uomo, e cioè quello di vedere Dio, quello di contemplare il suo volto. A quanto pare è un eterno desiderio dell'uomo. Mosè diceva: mostrami la tua gloria, o Signore. E Dio gli ha risposto: tu non puoi vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. E così in tutta la tradizione dei pii israeliti, il popolo di Israele continuava a implorare: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E poi diversi salmi esprimono lo stesso desiderio: l'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò il volto di Dio. Ecco, Filippo sembra farsi interprete di quest'intimo anelito desiderio del cuore dell'uomo. Da una parte sa che Dio nessuno l'ha mai visto, perché Dio abita la luce inaccessibile e nessuno fra gli uomini ha mai visto e non può vedere. Ma ricorda anche la beatitudine riservata ai puri di cuore, perché quelli o coloro vedranno il volto di Dio. E Filippo pensa che Gesù possa soddisfare la sua segreta aspirazione. Avanza così una richiesta che sembra l'eco di quella manifestata da Mosè e in tutta la tradizione.
Ecco, nella sua risposta Gesù indica il modo per vedere Dio. Bisogna guardare Lui. Egli, cioè Gesù, è il volto umano di Dio che ha assunto per manifestarsi, per stabilire un rapporto di intimità, di amicizia, di comunicazione, di vita con l'uomo. Gesù è l'immagine del Dio invisibile e, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, è l'irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza. Per conoscere il Padre non si devono fare dei ragionamenti, ma non vale la pena perdersi dei sottili discussioni filosofiche. Basta semplicemente contemplare Gesù, osservare ciò che fa, ciò che dice, ciò che insegna, come si comporta, come ama, chi preferisce, chi frequenta, chi accarezza e da chi si lascia accarezzare, con chi va a cena, a pranzo, chi sceglie, chi rimprovera, chi difende, perché così fa il Padre. Le opere di Gesù, che Gesù compie, sono quelle del Padre. E c'è un momento particolare in cui il Padre manifesta il suo volto, è quello della croce. Lì c'è la rivelazione somma del suo amore per l'uomo, l'appare in tutto il suo splendore, la sua gloria, lì brilla in pienezza la sua luce. Chi ha visto me ha visto il Padre, può affermare Gesù, ma questo vedere non si riduce allo sguardo di chi ha presenziato agli eventi, ai fatti, ai gesti concreti che da Lui compiuti. È uno sguardo di fede che viene richiesto, è uno sguardo capace di andare oltre le apparenze, oltre il puro dato materiale, uno sguardo che colga nelle opere di Gesù la rivelazione di Dio. Fratelli e sorelle, gli apostoli hanno avuto il privilegio di vedere, ascoltare, toccare il Dio che si è fatto carne e ci hanno trasmesso la loro esperienza, perché attraverso di essa anche noi possiamo arrivare a Dio. Contempliamo dunque la grandezza dell'amore di Dio che si rivela in Gesù.